Cari amici della pizza fatta in casa, bentornati nel mio canale per questo nuovo video. Oggi vi parlerò del forno Zio Ciro subito cotto mini. Era un impegno che avevo preso poco prima dell'estate, dicendovi che sarei andato a testarlo presso la fabbrica direttamente da Zio Ciro, che sta qui in Sardegna, più o meno a metà Sardegna, nella zona di Oristano. Però poi questo impegno non avevo potuto mantenerlo, non certamente per mia mancanza di volontà, ma perché c'erano stati dei ritardi legati alla chiusura della fabbrica per via del Covid. L'altro giorno ho ricevuto una simpatica e gradita telefonata proprio da Zio Ciro e mi si diceva praticamente: ma tu conosci Vito Jacopelli? E io ho detto: ah sì, certo, ho visto che sta usando un vostro forno uguale al mio, il subito cotto 60, in realtà poi il subito cotto 80. E lui mi ha detto: aspetta un attimo. Dopo un secondo sento: pronto Sergio? E io ho detto: sì, chi parla? Sono Vito Jacopelli, che ci fai lì? Vieni qui, raggiungici che stiamo provando un forno che a te interessa. Insomma, subito io non l'ho potuto fare perché ero a lavoro, però mi sono organizzato per l'indomani al pomeriggio e quindi arriviamo proprio all'occasione, una grandissima opportunità per me, come dire, un semplice appassionato, che ho potuto vedere al lavoro un professionista come Vito Jacopelli intorno ai forni di Zio Ciro e soprattutto provando insieme il subito cotto mini di Zio Ciro, che è il forno che adesso, come avete potuto vedere nell'intro, è qui a casa mia, quindi lo potrò testare tranquillamente e raccontarvi in ogni dettaglio. Però nel frattempo vi voglio dire che è stata un'esperienza magnifica vedere al lavoro Vito Jacopelli, un vero professionista, tanto serio nel lavoro quanto veramente simpatico e pieno di inventiva, pieno di fantasia durante, diciamo così, la preparazione e anche mentre si girano i suoi video. È veramente ricchissimo di idee, pieno di soluzioni e poi, essendo un professionista del campo della pizza, veramente è capacissimo e ha avuto modo anche di insegnarmi alcune cosette che io naturalmente ho un po', come dire, cercato di evidenziare perché ho pensato che potessero essere utili per tutti noi. I panetti che abbiamo usato alla fine nel pomeriggio in cui io sono stato con loro sono dei panetti che ho preparato io con la farina Petra 3, quindi una tipo 1. Il video non è di alta qualità, io non ero preparato, come dire, a girare qualcosa con lui, io mi preparavo semplicemente a documentare un po' il forno e a fare una pizza e poi montarla in casa. Invece appena sono arrivato lì mi hanno rifornito immediatamente di questo che io ho indossato e quindi mi sono messo subito al lavoro. E con sorpresa ho scoperto che lo stesso Vito Jacopelli voleva proprio apparire anche nel mio video. Quindi, scusandomi per la qualità, avevo solamente il telefono, il suono è quello che è perché c'era in azione la cappa che aspirava i residui, diciamo, della combustione dello Zio Ciro subito cotto mini, che è un fornetto a gas. Scusando un pochettino tutte queste cose, adesso io vi farò vedere il video. La cosa più incredibile che c'è stata era il caldo pazzesco all'interno della camera in cui veniva tenuto il forno. Come anteprima vi dico che il forno è veramente spaziale e penso che sia la misura più indicata per gente come me che utilizza questo fornetto in casa per fare le pizze una volta alla settimana più o meno, perché è veramente molto performante ma è molto piccolo nelle sue dimensioni e comunque con i suoi 40 kg di peso si presta a essere spostato con sufficiente facilità. Welcome guys from my video Jacopelli. Allora, in italiano. Sì. Ciao a tutti amici, benvenuti nel canale di Sergio. La pizza fatta in casa. Come dice la pizza fatta in casa, ovviamente oggi andremo a fare la pizza fatta in casa. Iscrivetevi al canale di Sergio, magico, magico. E anche se avete voglia andate a vedere il mio canale. Sì. Di pizza. Che indicheremo giù in descrizione. Are you sure? Let's go make this pizza. Allora iniziamo quindi a preparare la pizza con il fornetto Zio Ciro mini e qui. Lo vedete, è già caldo, siamo a circa 440 gradi. Adesso abbiamo tolto il tappo perché altrimenti si surriscalda. È con me il grandissimo Vito Jacopelli. Adesso vediamo un po' se riesce ad aiutare anche uno come me.
Allora, certo, questi... certo, tutto è possibile. No, scusa, iniziamo male. Tutto i panetti sono così perché siamo un po' in ritardo. Vito, ma tu riesci a togliere questi panetti da qui? Tutto. Allora ti prego, aiutami perché io... Grazie, ragazzi, nel mio canale io insegno come fare la pizza. Io questa non lo so fare perché sono tutti appiccicati. Ti faccio vedere, guarda. Ok. Quindi, allora, mettiamo la farina in abbondanza. Bene. Ovviamente devi tenere una coppa di farina vicino a te. Sì. Quindi andiamo a togliere quella più facile che si può, sì, togliere. Quindi, siccome questo è un contenitore angolare, con la nostra spatola ovviamente non riusciremo. Quindi dobbiamo togliere questa o questa. Quindi tagliamo, ovviamente, farina. Farina sempre. Tagliamo. Ecco. Mentre tagli, devi cercare di mettere la farina e l'impasto un po' sotto di là, sì, e un po' sotto di qua, così non si attacca. Per staccare. Stessa cosa di qua, un po' di qua, un po' di qua, perché questa parte qui è la cosa, è la parte più importante, la fase più importante di quando si fa una pizza, perché se la esci male di qua non potrai più stenderla. Ok. Quindi farina, andiamo a... Ora a questo punto un colpetto secco. Tiri fuori. Vabbè. Perfetto. Andiamo a mettere... Allora, il primo problema l'abbiamo risolto, grazie. Mettiamo nell'impasto, sì, scoppiamo la bolla grande. E voilà. Allora, io adesso inizio la stesura con il mio solito sistema, che conoscete, che non è ovviamente professionale, ma insomma ci capiamo. Quindi partendo dal centro, come da sempre, sotto, portiamo l'aria, poi torniamo indietro, io la giro, ripeto la cosa, torno indietro. Si parte sempre da sotto. Sempre da sotto. Mai dal centro, da sotto spingi l'aria sulla crosta e poi vai attorno. Il centro cerca sempre mai di non toccarlo mai. No, lo lasciamo in pace. Devi soltanto pressato. Io ne approfitto subito per togliere la prima bolla e facciamo alcuni schiaffi alla napoletana e per me l'impasto è pronto. Se proprio vogliamo appena appena allargarlo, come sempre, un poco di tecnica di pugni e per me ci siamo. Ok, ti insegno una cosa. Benissimo. Ti insegno una cosa che forse non sai. Il pomodoro, se lo usi freddo, farà l'impasto, farà la pizza un po' più bagnata. Ah. Se si usa il pomodoro a temperatura ambiente, l'impasto verrà più asciutto. Bene. No. Perché ecco perché il pomodoro bisogna sempre farlo arrivare a temperatura ambiente. Ah, ecco. Prima di usarlo. Primo errore, perché io lo teniamo in frigo e lo togliamo dal frigo. Certo. Che succede? Che la pizza diventa un po' troppo bagnata. Questo è causato dal pomodoro freddo. Mettiamo il pomodoro al centro e lo andiamo a prendere. Poi la lasciamo qua così nel mio video. In genere io sto a girare o rigirare per 30 secondi più o meno. Che dobbiamo fare? Come se una margherita normale. Adesso Sergio, mettiamo la mozzarella. Perfetto. Bella precisa, il taglio della mozzarella è molto importante. Parmigiano. Voilà. E tu passi, lo metti ora o lo metti dopo? No, io ci voglio un filo d'olio. Ah, vai con il filo d'olio. Lo mettiamo. Mettiamo un filo d'olio, l'ho sempre messo. Perfetto. Olio extravergine d'oliva, naturalmente. Adesso carichiamo la pizza sopra la pala e dopodiché andiamo in forno. Vai. Adesso Vito mi sta aiutando, speriamo di non fare un disastro, ma sembra di no. Tutto a posto, vai. Tutto a posto e adesso possiamo andare in forno. Quindi se mi segui, andiamo. Voilà, fantastic. Perfetto. Perfetto. Ecco a te Sergio, vai. Grazie. Perfetto. Aspettiamo adesso naturalmente che si cucini. Ovviamente questo forno è stato fatto. Sì, è stato fatto oggi il forno. Stamattina. È stato fatto stamani, quindi insomma. Ovviamente il forno va curato per video, come si dice, video purpose. Per scopi di video abbiamo dovuto far vedere come viene cotta la pizza in questo forno. Ovviamente è una bomba, gioco con i video, perché io ho fatto un video poco tempo fa per il mio canale, la pizza fantastica. Sì, io ho la versione più grande con la quale mi trovo benissimo. Sì. Volevo proprio testare questo piccolino, anche se chiaramente... maculando bene,
proprio come piace a me. Adesso la facciamo girare ancora un pochino. C'è ancora un lato che va cotto meglio, lo esponiamo adesso. E praticamente ci siamo quasi. Eccola qua. La pizza è pronta. Wow! Fantastico! Andiamo a finire. E aggiungiamo le foglioline di basilico che ci vogliono sempre. Aspetta, mettiamola là, vieni. Un po' di basilico fresco e vai con le danze. E ci vediamo. Aggiungiamo ancora un filino d'olio. Eccolo. Vai con l'olio. Lo stavo cercando dietro. Questo non è il mio. Bella zio. Potete sentire crunchy e soft. E controlliamo sotto. Vedete la cottura, è perfetta. Alto livello. Cotta e non bruciata. Per un forno che è stato fatto oggi. È stato fatto oggi. Alto livello, ragazzi. Io figurati se viene curato come si deve. Sono veramente soddisfatto. Adesso facciamo un taglio, cerco le forbici. Vai. Per fare il taglio di almeno un pezzo di cornicione. Facciamo vedere l'interno. Facciamo vedere gli alveoli. Se l'interno è vaporoso. Gli alveoli. Bella. Che è ben vaporoso. Vabbè, l'assaggio. L'assaggio ci vuole. L'assaggio. Adesso, a questo punto io direi che per assaggiare l'ideale è chiamare in causa uno dei titolari di Zio Ciro. Grande Luca! Ciao, sto forno. Il titolare di Zio Ciro e mi ha ospitato. Qui a me ha fatto veramente. È stato un onore, è un piacere. È veramente un piacere per me aver potuto utilizzare questo forno. Allora, posso assaggiare? Diamo l'assaggio. Il momento della verità. E mentre il momento Luca della verità assaggia, io vi ringrazio di essere stati qui a vedere questo video e vi do ancora una volta appuntamento al prossimo, sempre in questo canale. Luca, fantastica. Già siamo scappati. Dobbiamo dare il giudizio. E già! Dobbiamo dare il giudizio. Nel frattempo ringrazio il maestro Vito Iacopelli che mi ha onorato della sua presenza e ha spiegato alcune cose che per me sono fondamentali. Bravo, ora mi tocca andare a iscrivervi. E anche sul suo canale. Sì, troverete il link in descrizione. Basta. È buono? Buonissimo, Sergio. Allora, sono a posto. Un caro saluto a tutti. Ciao a tutti.